Buongiorno nomadi, come state? Oggi andiamo a visitare Évora, una città patrimonio dell'UNESCO. È molto molto famosa perché è ricca di storia, quindi andiamo a scoprirla insieme. È stata una delle città più importanti dal punto di vista universitario di tutto il Portogallo. Pensate che è seconda solamente all'Università di Coimbra. È una città ricca di storia, cultura e fascino. Dietro ogni angolo c'è una piccola perla da scoprire. Pensate che è abitata sin dalla preistoria, infatti tutto attorno alla città ci sono diversi siti megalitici. La città ha raggiunto il suo periodo di massimo splendore tra il XV e il XVI secolo, sotto il dominio di Giovanni I. Purtroppo questo splendore declinò quando il marchese di Plombar ricostruì la città di Lisbona, che era stata distrutta da un terremoto. L'università di Évora venne soppressa e questo fece sì che la città ebbe un lungo declino, che durò circa un secolo. In seguito, grazie al suo immenso splendore, la città riacquisì tutto il suo fascino e tutta la sua vita, diventando oggi uno dei centri di cultura più grandi di tutto il paese. E finalmente ci troviamo davanti al Tempio di Diana, uno dei punti focali della città, diciamo. Era un luogo di cultura, un luogo di incontro e perché no anche un luogo di scambio. Qua si può vedere che dalla pianta originale, davanti a questi due scaloni, c'era una piccola struttura all'interno, perché i tempi non erano solamente delle colonne con, diciamo, una copertura, ma bensì all'interno c'era un vero e proprio spazio al coperto. Davanti al tempio troviamo la bellissima biblioteca di Évora, che ci accoglie con questo fantastico arco. Questa invece è la chiesa di San Francesco, dove appunto di fianco troviamo l'ossario. Noi ossa che qui stiamo, le vostre aspettiamo. È la frase che ci accoglie all'entrata della Cappella de los Ossos. 5.000 ossa umane compongono i muri e le colonne di questa piccola cripta. Costruita dai monaci francescani per ricordarci l'ineluttabilità della morte, si trova all'interno della chiesa di San Francesco ed è stata costruita nel XVI secolo. Qui possiamo vedere due corpi, di un bambino e di un uomo. Leggenda narra di quest'uomo, alcolista e violento verso la donna, che durante un abuso la mise incinta ed ebbero il bambino. In seguito però, grazie agli esami del DNA, questa teoria fu confutata. Ok, cari nomadi, qua ci troviamo proprio nella parte più alta del museo, che sì, è molto incentrata sulla storia della chiesa. Pensavo fosse un po' più storia in generale. In realtà è proprio chiesa. Che è una cosa che a me non è che proprio faccia impazzire. Qua si gioca per seguitare i vostri incubi per giorni e giorni. Scusate, ma questa ve la devo far vedere. Questa qua è la porticina d'entrata, che come vedete molto bassa, no? Quindi, dopo che entri ti aspetti una stanza normale e invece no. Guardate quanto diavolo è alto il soffitto. Perché fare una porta minuscola con questi soffitti che saranno 9 metri? Comunque questo è il museo. Capisco perché costava 6 euro. Il museo non mi sta piacendo per niente, però ho una bellissima vista. Mi sa che a breve torniamo verso la Furgo e ci dirigiamo a sud perché inizia a far caldissimo.
Che dire, museo deludente? Sì. Mi vale 6 euro che ho pagato? Insomma, diciamo che la Cappella delle Ossa è molto bella, molto caratteristica, però il resto del museo sono proprio quattro cose che si vede che sono messe lì per fare volume. Cioè, c'è una sala interattiva dove non si può accedere perché le scale sono bloccate, c'è tutta quella parte dove ci sono quelle statuettine che non ho capito cosa vorrebbero dire, significare, una di quell'altra grande sala dove ci sono giusto quattro quadri e qualche oggetto religioso, ma niente, come un incensiero, un paio di cose, ma assolutamente nulla. Quindi, bah, non saprei. E quindi nomadi, grazie per aver visto anche questo video fino alla fine. Vi prego, se non siete, di iscrivervi al canale e di lasciare un like se vi è piaciuto. Con questo ci vediamo al prossimo video, grandi novità in arrivo, mi raccomando rimanete sintonizzati e ricordatevi che per viaggiare basta un pollice alzato e uno zaino in spalla. See you on the road, nomads.